momento abbiamo lasciato quel tempo del cazzo. Questo è il viaggio di ritorno definitivo. L'abbiamo già fatto avanti e indietro un paio di volte per poter portare tutti gli elementi. E nel mentre ci siamo fatti accompagnare dal neonato della mia coppia di cani. Questo nuovo neonato ha un... sto parlando dei cani. Ha un carattere un po' particolare, testardo e determinato. E penso proprio che abbiamo già la possibilità di decidere il nome che gli daremo. Come avete visto dall'inventario, abbiamo raccolto un bel po' di cose. Sono le ultime. Nel tempio non è rimasto praticamente un cazzo. Siamo portati tutto, anche le grate di metallo. E abbiamo già in mente un progettino. Come vedete, il tempio, nonostante tutto il viaggio fatto, è a pochissima distanza dal bunker nella montagna che abbiamo costruito. La situazione è stata molto vantaggiosa. Nel tempio c'è uno spawn di silverfish, quindi quando avremo necessità di livellamento andremo laggiù, ammazzeremo e prenderemo i livelli. Molto rapido e veloce. Inoltre nel tempio abbiamo avuto modo di prendere una verga dei vampo. E adesso che abbiamo a disposizione quella verga, potremo craftare l'alambicco e dedicarci finalmente a un po' di chimica e di magia. Naturalmente, adesso per poter fare più in fretta abbiamo deciso di passare attraverso uno degli ingressi del bunker. In questo modo potremmo tranquillamente evitare di fare lunghi giri. E infatti il caro paradosso si è dimenticato una cosa fondamentale, che da quella parte ci stava un cancelletto e si praticamente se l'è proprio dimenticato. Ha dovuto fare questa acrobazia sul bordo per poter passare, quando bastava semplicemente aprire il cancelletto. Per l'appunto. Questo cane a quanto pare non lo vuole proprio sapere di entrare. Per fortuna, da quello che sappiamo, si teletrasportano direttamente. Infatti ce li troviamo a fianco anche se le porte sono chiuse. È una buona cosa questa, almeno non ce lo perdiamo per strada. Mi chiedo la distanza di teletrasporto. Quant'è? Ah, così tanto. Chi ha lasciato la porta aperta? Sono fatto che si teletrasporta un po' comico. Cioè, se vedete dove ce lo troviamo davanti. Vabbè, ormai la strada per casa è veramente poca. Abbiamo passato giorni, se non settimane, in quel tempio. E abbiamo raccolto un sacco di materiale. Ora finalmente tutto il lavoro fatto lo potremo mettere a frutto. Come vedete ormai questa zona l'abbiamo quasi completamente scolpita dagli alberi. E adesso ci possiamo dedicare a piccole miniere. Infatti con tutte le sbarre di ferro che abbiamo raccolto abbiamo in mente un piccolo progettino. Per prima cosa, una volta tornati a casa, abbiamo intenzione di aprire un grosso portone su un lato del recinto. Dopodiché, con calma, creeremo una cornice, un rialzamento nel recinto tutto con le sbarre, sperando che questo impedisca alla maggioranza dei mondi di passare. Ciao ragazzi! Questo cane non vuole proprio sapere di entrare. No, niente da fare. Mamma mia com'è testardo.
Finalmente, si è deciso. C'è voluto un secolo per farlo fare. E adesso che è cresciuto, gli daremo il suo nome. Girando per YouTube, abbiamo trovato un sacco di YouTuber che sono molto interessanti. Però, dover scegliere un nuovo nome, hanno deciso questa volta di utilizzare un nome femminile. In giro per la rete, Anadosso ha fatto in passato un piccolo omaggio alla fidanzata di un grande YouTuber. Qualcuno di voi conosce Zeb89? Bene. La fidanzata, che ha su YouTube un nome giapponese, cercando in rete hanno scoperto che si chiama Cristina. Quindi, indovinate un poco quale sarà il nome del nuovo cane di Paradosso? Vediamo se ci arrivate. Comunque, tra poco lo saprete da soli. Vediamo un po' di nome. E il nominato ha vinto. Il nuovo cane di Paradosso si chiamerà Cristina. Normalmente non abbiamo ancora deciso se farà accoppiare Cristina con Redez o con Sinergo, ma sicuramente quando la faremo accoppiare sarà sicuro di una cosa: il nuovo nato di Cristina si chiamerà appunto Zeb89. E se togliamo altre targhette e le facciamo fare altri figli, potrebbe succedere che questi cani avranno nomi come Giatomi, Ciccio Gamer o Dexter. Naturalmente per trovare tante targhette dobbiamo fare tanti viaggi. Ma è un sacrificio che siamo disposti a correre per poter realizzare una grande cucciolata. Visto che questa serie è pubblicata su YouTube, mi sembra giusto che gli amici a quattro zampe di Paradosso abbiano tutti i nomi di YouTuber famosi. Adesso stiamo un po' cazzeggiando più che altro adesso. Non abbiamo ancora in mente di fare qualcosa di particolare. Per esempio, una cosa che abbiamo deciso di fare è di costruire un pezzo della corazza che è decisamente molto maneggiato. Per il momento l'obiettivo principale è fare un ferro, ma se troviamo abbastanza diamanti potremmo farlo anche di qualche altro materiale. Sì, avete visto giusto, quella è la verde del banco. Ma facciamo le cose con tranquillità, non ci vede preso nessuno. L'alambicolo possiamo tranquillamente creare in una puntata apposita. Per il momento stiamo ancora un po' cazzeggiando. Cerchiamo di trovare, di mettere a posto un po' le cose, magari di incantare qualche arma, visto che abbiamo abbastanza livelli. Questo è l'obiettivo principale. Poi dobbiamo ancora mettere a posto il recinto, dobbiamo sistemare un po' di cose, quindi stiamo più che altro perdendo un po' di tempo. Figuratevi, dobbiamo ancora mettere a posto le librerie per la casa, per la stanza di incantesi, per amplificare ancora di più il potere un libro magico, anche se sinceramente neanche io capisco bene che cazzo vuole fare. Se si decidesse a darsi mosse, magari forse non ce l'ha capito. Ah, finalmente si è deciso a cucinare.
quindi la prima volta non è molto chiaro l'obiettivo che si prefigge la persona. Questa volta sarebbe una buona idea se fare un sonnello, se adesso lo giorno non dormiamo. Non sarebbe una buona idea? Faccio un sonnellino? Finalmente c'è stato di decisivo. Ok, adesso penso che mi devo depositare l'armatura semi distrutta. E probabilmente ci andremo a fare un sonnellino. C'ho una mezza idea che qualcuno non c'ha più voglia di dormire e probabilmente vuole mettersi a fare la costruzione del nuovo cancello proprio adesso, giusto? Mi sa di sì. Sì, una minottata offre la possibilità di lavorare con calma. Non mi sembra che ci sono ospiti non graditi, perché si potranno andare con tranquillità. Qui a destra sarebbe meglio. Oh, guarda, siamo da qua a Ciurragnetto. Un po' di cornice ma fa sempre qua. Magari può essere una sveglia tranquilla. Allora, prima cosa, puliamo un po' il terreno da me a braccio. Un po' di giardinaggio aiuta a caricare i muscoli per il lavoro che dobbiamo fare fra poco. Sarà molto utile un falcello, ma purtroppo queste cose non le hanno implementate mai. Oh. Però sono giù nessuno. E se mi sa che andarsene a dormire non è proprio aria. Ok, adesso possiamo tranquillamente sistemare il nuovo concetto. Sì, quel cazzo. Ma veramente che è così. Ok, adesso andiamo. Con mattino di pietra potremmo fare un ottimo rifinitore del cancello. Mi chiedo perché non ci ho pensato prima a prendere questi mattoni. Però non so giù pure su, non dovremmo avere troppe rotture di cazzo. Almeno da parte di zombie e da parte di scheletri. L'unico problema sono i fottutissimi creeper, che sicuramente sentendo per questo casino di picconi e pietre probabilmente verranno a farci un saluto. Ecco fatto. Ora ci sono anche le basi. Molto bene.
Io probabilmente una che vado a mettere i mattoni di pietra sotto le porte, le porte. Cadranno. È una cosa che bisogna pensarci prima, no? Adesso servire un po' di altro, giusto giusto per fare una copertura anche sopra. Per fortuna abbiamo con noi il nostro caro terra che ci permetterà di immergerci e costruire un'arcata sempre in alto in più. Penso che così dovrebbe andare bene, non è necessario fare troppo alto. Adesso ci vogliono cucci. E voilà! Il lavoro di architettura è perfettamente riuscito. Un lavoro che solamente un genio riesce a fare. Oppure uno come la lanciano. Ecco, faccio le pedane e adesso si può uscire. E come cazzo facciamo ad entrare? Ho pensato alle pedane interne, ma non ho pensato a qualcosa della pedana esterna. E se un giorno vogliamo procurarci dei travalli, come facciamo a farli entrare senza mettere le pedane? Perché le pedane non possono entrare anche in bisogno per avere otto. Mi sa che bisogna mettere dei pulsanti. Giusto? Ci vogliono dei pulsanti. Due pezzi di roccia ci permettono di fare due pulsanti. Ok, già che siamo qua sarebbe una buona idea procurarci delle grate, così incominciamo anche a costruire il recinto sovrastante il muretto. E qui questa idea del grato di acciaio non è nuova, l'abbiamo vista in un altro gameplay. Lo posso anche dire con il mio YouTube. Abbiamo visto il gameplay di Ciccio Gamer 89 e abbiamo notato che sui muri che lui ha lanciato per proteggere la sua casa, abbiamo visto che aveva messo appunto le sbarre di metallo, che dal punto di vista estetico è una cosa molto gradevole. Quindi abbiamo deciso, diciamo, di imitare il suo lavoro architettonico. Naturalmente per il momento vi facciamo vedere le varie fasi, poi tra pochi minuti metteremo tutto quanto in velocità aumentata, così non dovrete starvi a assorbire tutta la costruzione in tempo reale. Perché ho detto chiaramente a Paradossi che se lo fa, gli disinstallo Minecraft subito. Scambio, non ti chiedi mai di questo computer, però velocizzi un po' con le fasi fatte a uso. E si va a incominciare.
molto più bello quando le cose vengono fatte con velocità. Non credete anche voi? Ecco fatto. Quello che sarebbe durato almeno un buon quarto d'ora è stato riassunto in neanche un minuto. Comunque ho notato che ci sta già un ospite che è venuto a farci visita dopo tanto tempo. Adesso lo attiviamo vicino alla porta. Appena sarò davanti al cancello lo faremo entrare. E intagliamo le panne. Con questo sistema potremmo attivare anche schiavi e altri zombie. Però decisamente questo sistema non va assolutamente bene con te. Comunque, ve lo dico già in anteprima. Con molta probabilità, nei prossimi episodi, ce ne andremo tutti e due all'inferno. E non è un gioco di parole. Ora che abbiamo l'amico, cioè ora che potremo craffare l'amico, penso proprio che incominceremo a produrre dell'ossigeno e con molta probabilità nei prossimi giorni inizieremo a varcare la dimensione del Nether. L'orrore di sto male era un Enderman che si è infilato vicino al pozzo. Ok. Questo gameplay è durato decisamente molto. Spero che vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima puntata.